storico La Compagnia della Fenice è stato fondato da me e da altri amici nel 2005. Il gruppo storico si occupa di rievocazioni del periodo 1480-1530, tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento. In particolare il nostro gruppo si occupa di una compagnia mercenaria imperiale al soldo di Massimiliano I d'Asburgo e del suo nipote Carlo V, in tutte quelle che sono state le guerre d'Italia. Guerre d'Italia che hanno sconvolto il nostro territorio, soprattutto della zona anche di Argenta, Ravenna, Ferrara, tra il 1480 appunto e il 1530. La compagnia, oltre allo studio della scherma del periodo, ripropone una compagnia in tutti i suoi aspetti, quindi in campo storico, con tende, accampamenti vivibili e con battaglie, partecipiamo a battaglie, eventi in tutta Italia e anche in Europa. Qui abbiamo vari pezzi di armatura, di pezzi di mobilio, pezzi in peltro, libri che cercano di riprodurre comunque i pezzi dell'epoca. Sono tutte riproduzioni ovviamente, non originali. Noi cerchiamo comunque di cercare le cose più consone al nostro periodo storico. Molti dei pezzi sono anche da noi prodotti, tipo i vestiti, i tavoli, le panche, le armature fortunatamente ancora non ci riusciamo, le armi eccetera, sono tutte comunque riferite al nostro periodo storico. Molto aiuto ci arriva dai testi, che comunque sono, diciamo, la nostra Bibbia per cercare di capire cosa c'era e cosa non c'era nel periodo e cosa si può o non si può utilizzare. Allora, qui abbiamo una riproduzione di armatura gotica tedesca, una riproduzione di un originale del 1495 circa, di cui sono conservati vari originali in molti musei d'Europa. Particolarmente questa tipologia veniva prodotta nelle officine di Innsbruck o di Augusta o anche di Landshut in Germania e Austria, ed erano le più evolute d'Europa per il periodo. Particolare dello stile gotico, questa lavorazione molto con ribordature e molto slanciata, che la rendeva molto elegante e secondo il mio modesto parere è la più bella armatura esistente come tipologia. Particolare di questa sono le grosse gomitiere, agganciate in modo da avere il massimo dell'articolazione, la celata, che appunto si portava in testa e permetteva di essere protetti il più possibile, deve essere aperta o chiusa. In questo caso è stata dipinta con i colori imperiali e con il motto della compagnia. Come questo l'abbiamo visto in molti originali in Germania, che venivano comunque dipinte per proteggerle dalla ruggine e comunque per portare i propri colori. L'armatura normalmente è di un cavaliere, quindi veniva utilizzata con la spada. In questo caso è una spada mano e mezza alla tedesca di inizio 500. Queste spade noi le utilizziamo anche normalmente per allenarci, per studiare le tecniche schermistiche del periodo tramite i trattati che ci sono arrivati a noi, che sono comunque fonte di studio e anche di grande divertimento.